Consigliere Puzzi, prego. Si parla anche degli altri nomi di Madani, chiedo che venga ritirato l'emendamento e trasformato ovviamente in raccomandazione. Consigliere Insalmi, prego. Naturalmente chiedo che l'emendamento possa essere fatto mio, perché convinto che è un provvedimento utile e necessario, chiedo con valenze, perché parlare del militare del quartiere non è parlare di cose vuote, cose che io ho apprezzato molto, perché è un emendamento che ho studiato, ho letto, mi è piaciuto molto e avremo volentieri voluto votarlo, per cui io credo Mauro. No, non si può mettere in favore un po' di silenzio. No, questo lo dicendo Mauro che no, appunto, proprio nel rispetto che noi, perché noi abbiamo rispetto dei lavori degli altri. Quindi credo che sia necessario non rendere carta straccia quello che stanno scritto sulle minimacchine, che sono la storia, la cultura, la passione dei cittadini rispetto a un evento che è una via Santa Rosa, che è più ampio, ma che coinvolge tutta la città e crea anche in questi anni la passione e l'aspettativa. Io non so che cosa raccontare ai vostri amici per quello che avete promesso e non potete mantenere. Però io voglio essere veramente fedele a quel voto che volevo dare a questo emendamento, perché credevo che era un emendamento giusto e doveroso, che andava sostenuto, e adesso lo vedo così, messo da parte, ritirato, è un po' umiliante, perché la dote del genere documento c'era. Sì, però voglio dire, è un documento di valore. E per rispetto che io ho nei confronti, noi abbiamo nei confronti della maggioranza. Quando il lavoro è buono non va stracciato, va ripreso, riproposto e va votato, soprattutto va votato, perché il lavoro del consigliere è un lavoro di dignità, fatto di applicazione, di conoscenza, di professionalità, di passione, e questa passione non può essere umiliata né zittita da una raccomandazione che è aria fritta, perché questa è aria fritta, perché tutti quegli emendamenti che voi cercate di fare, con la raccomandazione, diciamo, non c'è la certezza, per questa è tanto, giustamente. Allora, apprezzate questo nostro atteggiamento, cosa che voi non avete fatto con noi, l'emendamento ha sostenuto, perché è valido, va a favore dei cittadini, dei bambini, dei ragazzi, della festa del Santo Sole, dei comitati, dei quartieri e di tutti coloro che vogliono che queste mini macchine, che poi alla fine sono due, perché io le dico infatti sull'emendamento. Due, che poi la lunga storia di queste minimali io vorrei ricominciare da 50 anni fa, ma non sono. No, sono andato da io, quando ero ragazzo. La mia storia di altro è un parentesco lo stato. No, 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 grazie, no, no. E quindi io mi meraviglio di leggere con Giuseppe Puzzi che ritira un emendamento che andava, veramente andava a dare una mano, a aiutare le persone. Consigliere, adesso parlo seriamente. Lei sta ripetendo un concetto che più volte ha espresso. Sì, quindi per favore concluda. No, scusami, interrompo. Concluda, le ho detto, le ho fatto una concluda. Dicevo, questa di avendo una storia, di una passione, c'è tanto lavoro, secondo me il minimo che si poteva fare è sostenere questo emendamento. Che andare in lavoro a fare? Non ti attenti da voi. Grazie. E noi abbiamo rispetto del lavoro dei colleghi. Prensa, ma già detto. Cosa che io avevo detto 5 no. Vabbè, perché non capisco. No, questo non lo dire. Basta così. Non capisco un nuovo potere. Ok, basta. Non lo capisco un nuovo potere. Basta, ci sono altri interventi. Consigliere Matarini, prego. Basta, per favore. No, non utilizzate, per favore. Consigliere Puzzi, per favore. Non utilizzate, fermi. Non utilizzate. Un attimo, consigliere Puzzi. Consigliere Puzzi. No, 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 non le ho dato la parola. No, 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 assolutamente. No, 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 non c'è nessun fatto personale, perché non è stato fatto il microfono. Consigliere. No, no, no,
apprezzamenti negativi di carattere personale non possono essere fatti. Le questioni che riguardano fatti politici possono essere critici e anche pesantemente espressi, ma non devono riguardare per sé. No, consigliere Natalini, basta così, basta. Consigliere Natalini, prego. Posso fare una domanda? Signore. Allora, visto che anche riallacciandomi a quello che diceva il consigliere Insogna, visto che i colleghi di maggioranza stanno ritirando tutti quanti i loro emendamenti e li presentano come raccomandazioni, e visto che questo era stato il passaggio più lineare dell'altra seduta di consiglio, in cui non erano stati fatti da parte della maggioranza degli emendamenti ma delle raccomandazioni, chiedo alla Giunta l'esito di tutte quelle raccomandazioni per la bella lista della spesa che avevate fatto l'altra volta, per sapere poi se si sono concretizzati o no. Perché allora, se si sono concretizzati, sono contento di voi, se no fate un ulteriore atto di fede che offende la città e offende la nostra dignità. Io la sono per voi, in faccio di nuovo un intervento di carattere generale. Allora, la votazione di questo emendamento che è stato fatto proprio dal consigliere Insogna, già Buzzi, Talucci, Montoni, chi è d'accordo con questo emendamento? Appello nominale, vota sì, chi è contrario no, è prevista anche l'assenso. Avanti per appello nominale.